Ciao bambini, sono qua in compagnia di tante Masha e di un solo orso, poverino. Orso, non ti preoccupare, ti difendo io da Masha se ti fa arrabbiare, stai tranquillo. Va bene, grazie. Oh, ma sono proprio tante queste Masha. Questa va in bici, quella va a scuola. Masha che va a scuola, questa poi. Ma perché la prendi in giro, orso? Se vuole andare a scuola, anzi, fa bene. Deve istruirsi. Farà impazzire la maestra. E poi vediamo. Oh, Masha che dipinge. Allora mi devo mettere in posa. Orso, sei proprio un burlone oggi. Hai proprio voglia di scherzare. Allora, Orso però ha detto una cosa giusta. Abbiamo tre confezioni di Masha. Qui c'è Masha che va con il... più che bici, Orso direi che è un triciclo. Oh, fa vedere. 1, 2, 3. Sì, è vero, tre ruote, un triciclo. Eh sì, perché è ancora piccolina per la bici. Quindi Masha che va con il triciclo. Masha che dipinge. Oh, ma c'è di tutto qua dentro. Sì, sì, c'è proprio tutto, vedi? C'è il cavalletto, i pennelli. C'è Masha. Ciao Masha, ciao ciao Masha. Dai orso, sì, serio, insomma. Allora, sì, abbiamo Masha pittrice. Tutta sporca di pittura. Più che pitturare la tela, lei pittura i suoi vestiti, mi sa. E poi quella che ha fatto tanto, tanto ridere il nostro orso, che è Masha che va a scuola. Addirittura anche gli occhiali da vista. Il banco, la lavagna, tutto quello che serve per andare a scuola. E ci sono anche io riflessa. Ciao. Allora, cominciamo, orso. Quale Masha apriamo? Questa. Ok, allora andiamo con Masha con il triciclo. Oh, speriamo che non ci investa. Ma no, dai, vedrai che sarà sicuramente bravissima ad andare con il triciclo. Non ci giurerei. Orso, abbi fiducia, abbi fiducia. Ah, prima di aprire, vi dico che bisogna avere più di 3 anni ed è un gioco della Simba. Simba che fa tutti questi giochi bellissimi dedicati al mondo di Masha e Orso. È vero, però di me non fa niente. Ma no, ha fatto la tua casa, bellissima Orso, la tua casetta. Mi ospiti? Quando vuoi. Oh, bene. Io mi metto qua, eh. Sì, 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 stai lì, aspetta che apro la scatola. Vediamo dietro Masha, oh, in questo bel campo di girasoli. Questa è la nostra bambolina, questa invece è Masha nel cartone animato. Apriamo la scatola. Tu, orso, vai in bici? Sì, sì, mi piace tanto. Ma vai col triciclo? No, io sono grande, vado con la bici vera. Ah, scusa, scusa, hai ragione. Va bene, allora orso va con la bici vera perché lui è grande. Invece Masha, che è più piccina, va con il triciclo ancora. Chissà se è spericolata. Sì. Orso, orso, la bocca della verità. Allora, guardiamo la nostra Masha. Oh, scusa Masha, ti ho fatto cadere la scarpetta. Rimettiamola. È proprio la Masha del cartone animato. È proprio lei con il suo vestitino fucsia, con la camicetta. E poi c'ha il fularino in testa, ben legato, così non le svolazzano i capelli. Le scarpine. Ed è anche snodata, quindi si muovono le braccia, si muove la testa e le gambe non solo si muovono così, ma guardate un po' le ginocchia, si piegano proprio. Quindi è ancora più comodo per andare sul triciclo. Molto carina. Io ormai ho una collezione di Masha, ne ho tantissime. Stai lì, orso, controllala. Ci penso io! E questo è il suo triciclo! Con le rotelline che girano davvero, addirittura girano anche i pedali. Rotelline davanti e dietro. Il sellino, il manubrio, che si gira anche, così può girare a destra e a sinistra. Adesso vediamo la nostra Masha. La mettiamo a sedere. Eccola! Pronta, mettiamo le manine sul manubrio. E via che si va, vero Masha?
Ta-dan! Ma cioè, non cadere, che non hai il caschetto. Oh! Pronta, pronta, pronta ad andare con il suo triciclo. Guardate, impenna anche! Su due ruote! Su una ruota! È spericolata, Masha! Masha, vai piano! Orso! Oh, cielo, parla anche quella fitta! Sì che parlo! Sì! Che bello il mio triciclo, orso! Dai, vieni a fare un giro con me! Ma come faccio, Masha? Mica ci sto lì sopra! Ma sì che ci stai, dai, prova! Anzi, facciamo una cosa, vai tu sul triciclo e io ti guardo! Masha, ma che idee ti vengono? È troppo piccolo quel triciclo per orso! Ma no, dai, se si stringe un po' ci sta! Non lo so, vuoi provare, orso? Proviamo, tanto ormai non ho più dignità! Oh! Oh! Forse, orso, abbiamo un piccolo problema di pancetta! No, sono dimagrito, guarda, adesso lo nascondo! Oh! Oh, oh, oh! Mi sembro l'orso di un circo! Masha, sono ridicolo! Oh, oh, oh! Orso, sei caduto! Orso, tutto bene? Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Oh, mi sono un po' sporcata. Orso, ti sei fatto male? No, no, non mi sono fatto male, però è troppo piccolo per me quello. Forse hai ragione. Oppure ha ragione quella signora che dice che hai la pancia. Non è vero! Sono addominali. Sì, addominali. Al contrario. No, orso, dai. Signora, non deve offenderlo. È molto suscettibile riguardo il suo peso. Oh, scusa, scusa, hai ragione, orso. Scusa, no, sei in forma smagliante, orso, veramente. Non ho mai visto un orso più in forma di te. Oh, grazie, così mi imbarazza. È bellissimo il mio orso. Oh, com'è bello, puoi dormire qua sulla sua pancetta. No, no, la pancetta. No, nel senso, sui tuoi addominali. Si dorme molto bene. Mamma mia, oh, peggio delle ragazze quando si tratta di peso. Dai, Masha, facci vedere ancora come vai sul tuo triciclo. Orso, spostati, che è pericolosa. Sì, sono un po' spericolata io. È più divertente. Mica si può andare piano piano. Non sono mica una bimba piccola. No, no, infatti, Masha, ci mancherebbe. Via, vado, parto! Io arrivo, ritorno! Oh, eccomi qua! Che divertente, bambini! Anche voi ci andate sul triciclo con la bicicletta, è bellissimo! E poi questa è proprio la stagione adatta! Si possono fare le gite, è bello, bello, bello! Si sta all'aria aperta, a contatto con la natura! Che bello il triciclo! Eh sì, Masha, è proprio molto molto bello! Che dici? Salutiamo tutti i bimbi che ci hanno guardato! Sì! E tu, orso? Ma sì, certo! Ciao bambini! Alla prossima! Ciao bambini! Continuate a seguirci! Vi saluto anch'io, bambini! Ciao, ci vediamo alla prossima puntata!